Embury Street è una strada buia, come molte di questi tempi. I passi riecheggiano sul selciato come piccoli zoccoli e le rare carrozze fanno quasi tremare le fondamenta di questi palazzi che sono già ridotti malissimo per essere stati costruiti pochi decenni or sono. I rari lampioni illuminano le insegne di alcuni negozi e i mattoni, originariamente rossastri, sono anneriti dal fumo dei lampioni e dal carbone. Vi sono moltissime porte ad Embury Street, ognuna con una storia. Dietro ad alcune finestre si vede già un certo fermento, nonostante l'ora del mattino. Le piccole lampade e candele attraversano di fretta le grandi aperture, con i vetri logori e sfondati. Alcuni si alzano per andare a lavoro. La strada è bagnata e l'odore di umidità entra nel naso e impregna ogni cosa. Nel 1884 Florence Eleanor Soper, la nuora del noto generale Booth di The Salvation Army, inaugurò The Women's Social Work. Questa casa per donne è stata fondata nella speranza che non si dovessero rivolgere alla prostituzione e ha fornito un rifugio sicuro a molte di loro. Non era l'unica nelle vicinanze. Una di queste è tenuta da un uomo comprensivo di nome Timothy Donovan. La sua pensione è organizzata come tutte le altre, piccole stanzette, cucina con stoviglie in comune, larghe panche per sedersi davanti a un caldo focolare. Non è molto, ma donne come Annie si devono accontentare. Chi è Annie? È una donna di Londra, o meglio, ciò che rimane di una donna di Londra. È robusta, gioviale e socievole quando vuole, o per essere più precisi, quando non beve. Va pazza per il rum, la nostra Annie. Ha gli occhi nocciola e i capelli scuri e le hanno affibbiato il soprannome di Annie, la bruna o la scura. La sua anima è diventata bruna col tempo e ne ha passate davvero tante. Neanche da dormire. Oh, la vedo brontolare come al solito. Avviciniamoci. Guarda che mascalzone odioso. Non me ne va bene una. Neanche da dormire. Ma se trovo quei benedetti soldi, ti riduco come la bella Eliza Cooper. Mi avrà fatto un occhio nero, ma anche lei ne ha prese parecchie. Oh, signore, aiutate una donna in difficoltà, per favore, voi che siete così ben vestito. Mi chiamo Annie, Annie la Bruna. Il mio cognome non ha importanza, caro signore. Credete che queste brave donne che vedete lo abbiano? Sono quelli dei loro mariti, morti o zonzo da qualche parte. Secondo voi è un male chiedere una stanza per la notte? Sentite quest'aria gelata. Sento il freddo perfino nella punta dei piedi. Pensate che questi guanti li ho fatti io e... Ne volete un paio, signore? È lana di Scozia e sono davvero morbidi e caldi. Ma chi prendo in giro? Siete qui per altro. Che ci fareste in giro alle 5 del mattino? Non vorrete comprare di certo dei guanti. Quanto mi manca un letto, signore, anche solo per 2 ore. Timmy Donovan, lo conoscete? Certo che no, che domanda, Annie. È il proprietario della pensione in Dorset Street. Sapete dove mi ha fatto riposare?
seduta sulla panca della cucina comune. Gli ho chiesto di tenermi una camera e mi ha risposto che me l'avrebbe riservata, neanche fossimo al Grand Hotel. Solo se... me lo lascio immaginare. Non sono bella, ma me lo guadagno onestamente lo stipendio io. Maledetto. A noi donne capita sempre così, signore. Sempre. Non siamo sventurate. Siamo condannate. Alcuni dicono che la bella regina Anna Bolena è stata uccisa. Dovremmo ringraziare di essere vive. Almeno lei si è liberata in fretta. Ah, che liberazione, signore. Un colpo alla gola e via. Si è anche mantenuta bella lei, dopo il matrimonio sfornando un figlio solo. Io ne ho fatti 3, di cui uno pure paralitico. Ho iniziato a bere insieme a quel vecchio zotico di mio marito. Facevi il cocchiere lui, bel cocchiere, sempre sbronzo. Una volta doveva portare il prete che doveva fare il funerale al cimitero. Ma prima del tragitto fece una capatina al pap. Lo scaricò, sì, al cimitero, ma quello sbagliato. Ancora ridono di quella storia. Sono simpatica, eh? Mi dava 10 scellini quando poteva. È morto a Natale di 2 anni fa. Sempre fortunata io. Il mio nuovo compagno mi ha mollato. Mica stava con me per la mia bellezza. Mia figlia piccola è fuggita da noi in Francia a fare la circense. Che madre sono stata. I miei figli erano la bottiglia, signore. Oh, non giratevi, per carità. L'Issilon sta passando e quella è un'impicciona di prima categoria. Cerca sempre di attaccare bottone. Avete un goccio, signore? Sì? Certo che gradisco. Seguite la vostra Annie. Vi faccio strada. Il corpo mutilato di Annie Chapman fu scoperto poco prima delle 6 del mattino dell'8 settembre da un anziano residente di 29 Hanbury Street di nome John Davis. Il suo corpo giaceva a terra vicino alla porta del cortile sul retro, con la testa a soli 6 pollici dai gradini della proprietà. Davis avvisò 3 uomini della sua scoperta e corsero per trovare un poliziotto. All'angolo trovarono un ispettore della divisione di nome Joseph Lunis Chandler, al quale gridarono: «Un'altra donna è stata assassinata!» Chandler seguì gli uomini ed osservò il corpo della Chapman prima di richiedere l'assistenza del chirurgo di polizia, Dr. Phillips, e di altri ufficiali. Diversi poliziotti arrivarono sulla scena in pochi minuti. Dissero di liberare il passaggio per il cortile per assicurarsi che il dottor Phillips avesse accesso alla scena del crimine. Arrivò alle 6:30 circa. Dottor Phillips, il braccio sinistro è stato posizionato sul petto sinistro. Le gambe erano tirate su, i piedi appoggiati a terra e le ginocchia rivolte verso l'esterno.
Il viso era gonfio e girato sul lato destro. La lingua, molto gonfia, sporgeva tra i denti anteriori, ma non oltre le labbra. Il corpo era terribilmente mutilato. La rigidità degli arti non era marcata, ma evidentemente stava iniziando. La gola presentava tagli profondi e frastagliati. Tra il cortile in questione e quello successivo si vedevano macchie di sangue corrispondenti a dove si trovava il capo della defunta. Lo strumento utilizzato per la gola e l'addome era lo stesso. Doveva essere un coltello molto affilato, con una lama sottile e stretta, e doveva essere lungo almeno 6-8 pollici, probabilmente più lungo. Potrebbero essere stati eseguiti da uno strumento come quello di un medico, usato per scopi post-mortem. Anche strumenti usati nei mattatoi potrebbero corrispondere. L'assassino aveva conoscenze anatomiche. Non c'erano prove di una lotta avvenuta. Poco prima delle 5 dell'8 settembre, il figlio di un residente del numero 29, John Richardson, entrò nel cortile sul retro della proprietà per tagliare un pezzo di cuoio dal suo stivale. Richardson si sedette sui gradini del cortile per svolgere questo compito e non notò nulla di spiacevole. Verso le 5:15, un inquilino di 27 Hanbury Street, di nome Albert Kadosh, entrò nel suo cortile per usare il gabinetto. In seguito, Kadosh informò la polizia di aver sentito una donna dire «No, no!» prima di sentire il suono di qualcosa o qualcuno che cade contro la recinzione che divide i cortili dei numeri 27 e 29 Hanbury Street. Elizabeth Long incontrò la Chapman, che conversava con un uomo alle 5:30 del mattino, e riuscì a capire dalla loro conversazione soltanto «Vuoi?» e la donna rispondere «Sì». L'uomo indossava un cappello e un cappotto, ma era di schiena. L'omicidio quindi è avvenuto tra le 5:35 e le 5:50 circa del mattino.